Ciao ragazzi, benvenuti su Casting Clams. Qui sotto insieme a me ho un pacco che fa un po' di rumore, ma non devo sbatterlo troppo. Arriva direttamente da Adagio Italia e dentro c'è della roba che non posso assolutamente dirvi di che marca è. No! No! Si è aperto da solo il pacco. Io non l'ho aperto però, raga, ve lo giuro, non l'ho aperto, ma si è aperto lui. Vabbè, non fa niente, c'è il pacco già aperto. In realtà, questo unboxing è andato veramente male perché dovevo fare tutto l'unboxing di tutte le cose, poi in realtà non sono riuscito a tenermi di provare un piatto, quindi uno è già alla batteria e ve lo prendo. Eccolo qua! L'avete già visto perché in realtà in un video l'ho già utilizzato. Questo qua è, tra tutte ste luci non si riesce a capire niente, comunque è il Classic Custom Dual Ride della Meinl da 22 pollici, e la cosa bella di questi piatti molto molto strana e interessante è che sono piatti con il centro più scuro. Dopo vi spiego bene perché eccetera, perché è una questione proprio di suono. Questo lo appoggio qui. Non cadere, ti prego. E andiamo a vedere anche tutti gli altri piatti che ci sono qua dentro, poi ve li racconto, ve li suono, vi dico un po' tutte le cose che sono da dire. Ah, questo mi piace sempre molto. Ta-tan, piatto bucato. Ovviamente tutti della stessa serie, quindi tutti Classic Custom Dual. Trash Crash da 16 pollici. Poi qui, che cosa abbiamo? Abbiamo un Charleston da 14 pollici, sempre ovviamente Dual Classic Custom, spero si vedano bene, ma penso di sì. E poi infine avremo un Crash, spero, perché se no non lo Crash. Sì, un Crash da 18, figo. A me i Crash da 18 piacciono molto, eccolo qua. Quindi anche questo ovviamente Classic Custom Dual. Questi qua, raga, vabbè, vi spiego tutto dopo, così li proviamo, li facciamo eccetera eccetera eccetera. Adesso mando la sigla, vi suono un pezzo e poi appunto ne parliamo. Ci vediamo tra poco. Allora, prima cosa, mentre stavo suonando la canzone, eccetera, eccetera, qualcuno avrà detto: ma aspetta, che batteria sta usando? Perché ha un colore che non ho mai visto. Male questo, se avete detto questo, perché ho già fatto un video su questa batteria, in cui vi spiego anche alcuni fill che funzionano bene, sono abbastanza semplici da fare e sono molto interessanti, quindi vi lascio il link al video qui sotto in descrizione, andate perché vi spiego anche un po' bene di questa batteria, ve la faccio vedere veramente bene, anche perché suona di brutto e il colore è pazzesco. Comunque, tornando a noi, i piatti, eccoli qua, li avete visti nella canzone che ho appena suonato. Vi faccio un piccolo recap delle dimensioni: Charleston da 14 pollici, Crash da 18 pollici, Ride da 22, Trash Crash da 16. Allora, io ho messo il Crash da 18 qua, il Trash Crash da 16 qua. Volendo si possono anche intercambiare, fate quello che volete, ma a me di solito piace avere il Trash Crash sempre alla mia destra. Allora, caratteristica principale di questi piatti è lo spessore. Sono piatti abbastanza spessi, a parte il Trash Crash, che per ovvi motivi di sonorità non potrebbe essere spesso, perché altrimenti non suonerebbe in questo modo. Trash Crash, partiamo di qua, dato che è l'unico un po' più sottile che ho. Io comunque su Meinl i piatti effetto mi piacciono sempre, ho fatto un video anche sui piatti effetto di Meinl, vi lascio anche questo qui sotto in descrizione, sono veramente pazzeschi. Più
Più che altro perché hanno un suono figo, ma senza esagerare come volume. Molto spesso i piatti effetto hanno tantissimo volume e sono belli, ma sono ingestibili. Questi, invece, anche questo qua, è veramente molto interessante. Veramente, veramente molto carino. Passando dall'altra parte, invece, come vi dicevo, i piatti sono belli spessi. Non spessissimi, ma un medio spessore. Questo li rende molto, molto, molto definiti. Sentite il Charleston. Riescono a essere definiti e abbastanza bassi, perché comunque nel momento in cui lo apriamo un pochettino il Charleston, si sente sempre la definizione, ma incomincia già a essere un pochettino più pastoso. Quindi sicuramente, se volete un suono abbastanza verso il basso e definito, questi sono piatti ottimi. Anche il crash, sentite? Ah, perché non metti mai la caldiera? Sentite, è esplosivo proprio come suono. In generale, tutti questi piatti, anche il Ride, essendo bello grande e molto spesso. Se volete un suono anche qua di Ride, è proprio, sentite che il ping si sente molto bene. Ma rimane quella caratteristica molto scura, caratteristica che è data principalmente dal fatto che ci sia questa parte nera in mezzo. Non è a caso questa parte nera qua, ma dà proprio una caratterizzazione maggiore e un suono diverso a questi piatti, e devo ammettere che mi piacciono proprio perché sono scuri e più che altro definiti. Quindi non li darei come piatti per qualsiasi genere eccetera, cioè se dovete suonarci jazz non è il massimo, ma sul rock, sul metal, in cui dovete avere comunque molta definizione, un suono esplosivo e appunto un range di frequenze abbastanza basso, allora secondo me sono perfetti. Adesso mi faccio un po' un giro su tutta questa batteria, su tutti questi piatti, perché ve li ho suonati per adesso uno per uno e vi ho fatto vedere singolarmente come suonano. Vi faccio un giro su tutto, così vi fate un'idea migliore.
ragazzi, con questo io vi saluto qua. È una camera diversa, prima ero di lì, adesso mi sono spostato e sono arrivato a parlarvi di qua. Per finire questo video voglio ringraziarvi per essere arrivati fin qua, voglio ringraziare tantissimo Adagio Italia per avermi dato la possibilità di provare questa batteria per prima cosa, che adesso non vedete perché è qui in basso, ma l'avete vista durante tutto il video. Quindi vi ricordo che c'è il link al video in cui vi spiego bene di questa batteria, vi faccio vedere un po' di cose qui sotto in descrizione. Vi ringrazio per i piatti, vi ringrazio per altre cose che mi hanno mandato e vedrete molto presto sul canale. Ci sarà un'aggiunta che vedrete molto 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 presto. Quindi io vi saluto qua, vi chiedo se vi va di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. C'è l'articolo che vi parla, vi spiega tutto bene di questi piatti. Quindi io non posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi per essere arrivati fin qua e aver visto tutto il video. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!